Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, che ho cazziato molte volte Teo Hernandez per alcuni atteggiamenti che non stanno né in cielo né in terra, perché sapete che noi siamo il Milan, non siamo la Juve, non ci tuffiamo per terra senza che c'è una valida motivazione. Però mi sono arrivati dei video dove lui ieri ha preso il rosso più bello che poteva prendere, fermando un'azione avversaria, ok? Rosso, punto. Si è rialzato, ha preso una spallata a un avversario, punto. Si è diretto verso gli spogliatoi. Scendendo le scale c'è stato qualcuno che le ha sputato addosso. Le ha sputato addosso semplicemente perché gli ha fatto così alla tifoseria avversaria, ma l'aveva fatto anche col merda con il numero 20. Però questa cosa qua, il merda con il numero 20 l'aveva fatta uguale e identica, ha segnato, è andata sotto la curva e ha fatto così, ok? Lui è espulso, silenzio, non come fanno gli altri che protestano testa a testa contro l'arbitro. È preso camminando, è uscito, è andato verso il tunnel e gli ha fatto segno. Insultatemi ancora di più. Ho fatto un fallo non cattivo, da rosso perché da dietro, però non per far male al mio avversario, al mio collega. Ok. Lautaro Martinez invece è andato lì, gli ha sputato da sotto, gli ha sputato praticamente nel tunnel. Quante giornate si danno a Lautaro Martinez? Eh sì, scusatemi, uno che ha preso questo qua, stava scendendo sotto il tunnel e gli sputa addosso. Quante giornate secondo voi van date? No, adesso rispondetemi in maniera obiettiva. Vogliamo darne due a Teo? Se volete, per me è una, massimo una, ma Lautaro come minimo sono quattro o tre. Eh sì, scusami, uno sta scendendo giù senza rompere i coglioni, che soltanto ha fatto così, quel merda con il numero 20 quando ci ha fatto qua su rigore, fra l'altro. È andato sotto la curva nostra a farci così e va tutto bene. Il nostro che scende giù e le fa semplicemente, le ha fatto dai, dai, urlate ancora un po', un pochettino urlate, tutto quanto è, e quel pezzo di merda li va a sputare addosso. Per me sono, magari, vuoi far due giornate a Teo? Cosa inesistente? Ne facciamo almeno quattro a lui? Secondo me? Eh sì, scusami, eh sì, il paragone. Io sinceramente una Teo, 2/3 lui, secondo il mio punto di vista, perché uno che sputa addosso a un avversario, per me come minimo sono tre, ok? Indi per cui adesso sono curioso di vedere cosa decidono di fare, perché sputare addosso a una persona, anche se a me Teo su alcune cose non mi è molto simpatico, ok? E ve l'ho sempre fatto capire che deve molto migliorare in alcuni atteggiamenti, soprattutto che adesso c'hai il contratto rinnovato, molte volte hai la fascia al braccio, devi comportarti da uomo come fatto Nali, non da fighetta. Quindi non sto difendendo Teo Hernandez, perché per Teo Hernandez ne avrei anche da dire, però abbiamo vinto e il mio giocatore lo devo difendere, ok? Però quell'altro, lui perlomeno ha fatto fallo, ha preso un minuto, è uscito fuori. Quell'altro, puh, gli ha sputato addosso. Quante giornate sono adesso? Ditemi qua sotto voi cosa pensate. Ciao a tutti.